Tu stai prospettando un futuro più interconnesso, internet, ci parleremo a distanza, già lo stiamo facendo, ma ti voglio fare una domanda pratica. Siamo fatti di negozietti in Italia, di ristoranti, piccoli ristoranti. Questi proprietari che vedranno probabilmente già calato il lavoro, adesso non si lavora, o un lavoro che calerà, probabilmente lo perderanno anche. Parliamo anche di persone di 50-60 anni. Come possiamo pensare a un futuro dove molte persone perderanno il lavoro e forse non riusciranno a rientrare nel mondo del lavoro? Allora, se stiamo parlando del mondo della ristorazione, no? Allora, il cambiamento nel mondo della ristorazione è già iniziato negli ultimi anni, perché banalmente applicazioni per la ristorazione, adesso faccio un esempio, non voglio nominarle tutte perché sarebbe troppo complicato, però io vedo già i giovani, le giovani generazioni che si vedono a casa di amici per passare la serata, magari per collegarsi online, giocare o fare la loro vita sociale digitale, che usano Just Eat piuttosto che altre applicazioni per avere il food delivery. Quindi i giovani già stanno abbandonando quella forma di socialità che era la trattoria, che era il ristorante, e già prima del coronavirus, già da circa 2 o 3 anni, si stavano abituando, o meglio, stavano preferendo, okay, questo tipo di ristorazione, che si basa sul delivery, quindi sulla scelta del prodotto per poi utilizzare, diciamo così, internet anche in questa dinamica come sostituto della forma classica di aggregazione che è quella della trattoria o del ristorante. La cosa che non sconvolge, non ha sconvolto tanto in questi ultimi 2 anni chi si è saputo qualificare, perché anzi ci sono tantissimi ristoranti, tantissimi, diciamo così, bar, pub, eccetera, che hanno tratto grande vantaggio, perché chi è bravo poi in realtà continua a vendere utilizzando i famosi canali tipo Glovo, eccetera, eccetera, che fanno il delivery, quindi che fanno lo shipment direttamente a casa delle persone. Quindi non, quello, certo, quello che viene a diminuire è la classica situazione, faccio un esempio, del tipico aperitivo milanese, questo lo dico da milanese, dove alla fine della giornata lavorativa ci si vedeva in 50 o 100 amici, colleghi, ecco, o in stile inglese, il famoso beer management, no? Tutti gli inglesi sappiamo che alla fine della giornata vanno al pub e lì la birra, la patatina, lo stuzzichino, no? Ecco, queste cose qua temo e credo che subiranno un forte cambiamento, perché questa esperienza, ripeto, ci porterà a un drastico cambiamento della prossimica, quindi del distanziamento sociale e anche di queste forme di aggregazione. Non credo che le persone, che tante persone nel mondo della ristorazione perderanno il lavoro se stiamo parlando di strutture qualificate. Credo invece che molte persone nel mondo della ristorazione dovranno ridisegnare il loro business puntando magari meno ai tavoli che sono nel loro locale e più a servire le persone presso il loro domicilio o alle aziende presso la loro azienda. Perché per esempio noi stessi, come agenzia di comunicazione, con il mio team, molto spesso quando facciamo, realizziamo dei documentari, dei video o anche delle riunioni, ci avvaliamo di questo tipo di servizio e quindi non facciamo altro che dal set chiamare un servizio di ristorazione remoto che porta a quello che serve, la possibilità di ordinare e pagare con carta di credito. Quindi molto easy e, se vogliamo, anche molto smart, visto che adesso questa è la parola che va più di moda, e credo che diventerà una regola. Quindi chi si saprà adeguare a questa nuova modalità non avrà problemi, anzi probabilmente riuscirà a battere la concorrenza.